Sì, direttore, allora il parco d'Aspromonte anche alla Marina, insomma, valorizzare degli scavi archeologici è anche missione del parco dell'Aspromonte? Sì, certo, il presidente Bombino tra le varie cose su cui spinge la sua azione è quella di dire guardate che l'Aspromonte parte sul fondo del mare, quindi effettivamente è vero, non siamo mai fuori posto o quasi. In più dobbiamo dire che questa idea è collegata ad attività che facciamo proprio all'interno del nostro territorio, quindi il censimento che presenteremo stasera è una prima attività che facciamo insieme alla soprintendenza, ovvero ci sono almeno 31 siti all'interno del parco, negli immediati dintorni, dove ci sono delle fortificazioni antiche, delle tracce di sentieri per uso militare o di uso commerciale del passato. Noi abbiamo intenzione con la soprintendenza di approfondire lo studio di questi siti, valutare su quali di questi è opportuno fare una campagna di scavo, ovviamente diretta alla soprintendenza. Quando due enti lavorano insieme, lavorano bene per il territorio, i risultati possono essere molto positivi, quindi contiamo che anche questo serva a valorizzare l'Aspromonte, tutto intero, mare o monte che sia. Ecco, com'è cambiato l'Aspromonte a presidenza Bombino, visto che adesso è in scadenza? Io ho vissuto solo gli ultimi 2 anni, quindi probabilmente siete più adatti voi a dare questo tipo di risposta. Da quello che sento dire è cambiato decisamente, ma indipendentemente dal valore della persona rispetto a chi l'ha preceduto, è una tipologia di un modo di svolgere il ruolo di presidente che è quello di grande apertura e soprattutto io sottolineo il grande aspetto dato all'importanza della cultura dell'Aspromonte, della cultura delle popolazioni, di chi ci vive nell'Aspromonte, quindi mai il parco calato dall'alto che è una delle principali accuse che si fanno alle aree protette, ma un parco che è fatto anche di persone che ci vivono. Questa attenzione il presidente Bombino l'ha sempre data. Grazie.